inserire i pozzi delle case fino all'inizio di Strada del Mulino e oltre non andare in Strada del Mulino, nessuno ha censito i pozzi nella mia zona, anche se sono almeno un chilometro. Stesso discorso, alcuni sono stati censiti, altri no. Direi che per il basso piede le questioni sono queste, anzi no, c'è ancora il fatto che il canale che passa esattamente lì vicino a parte della Cascina Ordensata e va a Scrivia e raccoglie le acque della collina e le porta a fiume, darebbe proprio l'incorrispondenza del cantiere del campo base, per cui considerato che nel campo base c'è scritto che ci sono 400 persone lì con uno scarico fognario a cielo aperto, previa depurazione si dice, ma anche la depurazione di queste è demandata alla fase di progettazione esecutiva, quindi non ce l'abbiamo, non la possiamo ancora vedere, lo scarico verrà fatto a cielo aperto, quindi il canale che in questo momento è intasato perché non è mai stato utilizzato, è stato costruito una ventina d'anni fa, che passa attraverso il basso piede e va giù a Scrivia, diventerebbe una fogna a cielo aperto di 400-500 persone. Abbiamo già? Ce l'abbiamo già, visto, perché non usarlo? Per le falde acquifere invece, che sono poi il nodo principale di preoccupazione sulla nostra città, il pericolo è più che altro nella zona dello Schunt, nella zona a nord. Nella zona della Piede si dice, siccome la linea corre in parallelo con il senso di deflusso della falda, il rischio è minore. C'è da dire però che ci sono sempre le acque che scendono dalla collina, che vengono in teoria raccolte da questo benedetto canale, e non è così, che verrebbero, potrebbero essere intercettate comunque dalla linea, quindi produrre un depauperamento della risorsa a valle, quindi nel basso piede verso est. Verso nord invece è praticamente sicuro ci sarà una riduzione del livello dell'acqua, perché la linea taglia in sotterranea e quindi incrociando nella falda superficiale, la taglia in maniera perpendicolare rispetto al senso di deflusso. La falda scorre da sud verso nord e la linea viene da est e va verso ovest. Si creeranno dei muri di cemento armato che vanno giù in certi punti fino a 16 metri e la falda sta intorno agli 8-10 metri, quindi le probabilità di incrociarla sono pressoché totali. Difatti sono stati previsti in fase di scavo i sistemi di agglottamento dell'acqua, previsti ma non ingegnerizzati, non progettati. Cosa vuol dire agglottamento dell'acqua? Agglottamento significa semplicemente pompare, tirare sull'acqua che trovi nello scavo, e quindi per poter lavorare, per non farlo magari nel cantiere, devi tirare su con delle pompe, con degli idrometri. Per metterla dove, anche qui non è stato deciso. È tutto molto poco chiaro, tutto molto fumoso. Si dice, ci sarà un muro, diciamo, una vera e propria diga sotterranea profonda 16 metri di cemento armato che taglierà la falda superficiale producendo un innalzamento della falda a monte, cioè verso sud, con il rischio che si vada a bagno a monte verso nord, e un abbassamento della falda, quindi un impoverimento, una scarsità d'acqua a valle, cioè a nord della linea. Si dice, per risolvere questo possiamo prendere l'acqua e pomparla a valle oppure buttarla nella cava, ma non si capisce, la cava Romanellotto, che è un territorio di Pozzolo ed è la cava più grossa da cui si scavano i nerti per la produzione dell'opera e si sversano poi le terre di risulta dei lavori. È una cava e serve a quello, prendere materiale, buttarcene dell'altro. Non so come sia compatibile l'utilizzo di fossa per disperderci dell'acqua dentro, se contemporaneamente bisogna cavare e riportare del materiale. Più quest'acqua, con i lavori, con gli scavi, c'è il rischio che venga inquinata, perché può essere inquinata da diverse cose, dal calcestruzzo,
flusso dagli idrocarburi dei mezzi e in generale si intorbidisce, quindi devono essere previste vasche di decantazione e sistemi di depurazione di questo. Tutto questo non è stato previsto e non c'è nemmeno una stima precisa di quant'acqua ci sarà, perché anche in base a quello poi che si vanno a dimensionare gli impianti di pompaggio dell'acqua, se si sa quanta ce n'è, bene, altrimenti si rischia di fare un lavoro sottodimensionato. In questo senso vi voglio portare all'attenzione il fatto che sulla relazione idrogeologica, per quanto riguarda Novi, si dice chiaramente che nel tratto relativo allo Schunt si parla di qualche centinaio di litri al secondo per ogni segmento da 250 metri che verrà scavato, perché si va a segmento. Qualche centinaio di litri al secondo non mi sembra una stima accettabile, semplicemente, non penso che serva a dire molto di questo. Quindi, al di là di queste cose sulle falde acquifere, ci resta da dire di cose. C'è un'ulteriore interferenza con la discarica, un'altra cosa molto pericolosa, perché le vasche di raccolta del percolato della discarica, che stanno molto vicine a dove passerebbe il terzo valico, non sono dimensionate per un innalzamento della falda, che potrebbe accadere, quindi c'è il rischio che il percolato che vada a contaminare la falda valle. Anche su questo non è previsto nulla, anzi si dice se poi in fase di esecuzione dei lavori succede studieremo qualcosa. Questo è l'approccio, prima facciamo i danni e poi se nel caso li risolviamo. Rimane da capire con uno dei nodi cruciali, quindi la possibilità di captare tanta acqua che andrebbe comunque persa, perché è acqua che viene usata per fare del cemento, non è acqua che viene poi rimessa nel ciclo naturale al termine della lavorazione. Stante il fatto che lo Scrivia, come dicevo prima, gode di un equilibrio idrico assolutamente fragile, ha dei problemi, l'abbiamo visto tutti, conosciamo quali sono: morire di animali, diffusione di botulino, fenomeni di inquinamento dovuti al fatto che i depuratori sono sottodimensionati, gli scarichi industriali che gli vengono conferiti sono troppo grandi. Abbiamo una bomba ecologica come l'Ecolibarda che è ancora lì. Si stima che nel corso degli anni siano stati seppelliti lungo il greto dello Scrivia, da Serravalle fino a nord, fino a Castelnuovo, migliaia e migliaia, non si sa quanti, si stima a 30.000, mi pare di ricordare, adesso magari qualcun altro può dire meglio di me, 100.000 fusti di scorie tossiche. E tutte le volte che si muove una ruspa a Scrivia saltano fuori centinaia di bidoni, come è accaduto nel marzo del 2010. Non credo che su questo si possa glissare, si possa far finta che non ci sia niente da dire. La vera grande opera è quella, cioè sono le rotonde di Piazza Venti o i sottopassaggi o le altre cose che vogliono usare in funzione anche un po' di creazione di consenso elettorale per giustificare il terzo valico. La vera opera è poco visibile, però è di vitale importanza per noi, per il nostro acquedotto, è la bonifica delle Ecolibarda. Oggi poi un'altra cosa, visto che ultimamente si è parlato molto di amianto, si dice in Vallemme nei cantieri c'è una forte presenza di amianto, non è stata certificata dal progetto del Terzo Valico perché non sono stati fatti studi sull'amianto, però è stato fatto dalla provincia negli ultimi mesi uno studio, un'analisi per un progetto eolico lì nella zona dove verrebbe scavato il Terzo Valico e sono emerse quantità di amianto spaventose, 2 etti su ogni chilo di roccia scavata. Questa terra verrebbe versata per lo più nella scavacemento di voltaggio, ma non credo che basterebbe quella cava lì, quindi per tutta la galleria di valico, e quindi sarebbe terra che poi va in giro
sulle strade della provincia, senza sistemi chiari, anche qui non sono stati studiati, di prevenzione in merito a questa cosa qui. Penso che è inutile, superfluo parlare di che cosa sia l'amianto, lo sappiamo tutti, e quindi anche su questo c'è un profilo di criticità notevole. Oggi, una delle ultime cose, mi sono andato a rileggere la relazione geologica, alla voce uranio e radon, non ne abbiamo mai parlato, è sempre dato per scontato che insomma, non ci fosse, una cosa che se ne siete parlati, una diffusa, ma da noi no, si pensava ci fosse solo l'amianto. Beh, io ho trovato che la concentrazione massima, il limite massimo che può essere tollerato nella terra che risulta agli scavi è una misura espressa in becquerel, che è una misura della radioattività, 500 becquerel al metro cubo. Nei campionamenti che hanno effettuato in Val Polcevera ne sono venuti fuori da 20.000 a 160.000, quindi da 40 a 30 volte, a 300 volte di più. Però si dice, attenzione, solo nel materiale scavato. Se noi poi scavando lo tiriamo per aria, ovviamente la concentrazione diminuisce e quindi ritorniamo nel limite di legge. Cioè, fatemi capire. E si dice chiaramente nella relazione idrogeologica, tanto più sarà potente l'impianto di aerazione della galleria e tanto più riusciremo a battere la percentuale di radioattività dell'aria. Ma funziona così anche per l'amianto? Cioè più lo spandiamo per aria più siamo bravi? Non dico altro se non una considerazione di carattere politico sullo Schunt e sulle considerazioni del Comune di Novi in merito al trasporto intermodalità, al trasporto su gomma, al trasporto su rotaia. Il Comune di Novi nel 2005 dice lo Schunt è troppo impattante, eliminiamolo, facciamo passare le merci in centro a Novi per rilanciare poi San Bovo, in modo che possano arrivare a San Bovo e lì creare un'area logistica di movimentazione delle merci e di lavoro alle persone. Io vedo abbastanza complicato chiedere all'Intergilo di rinunciare a fare lo Schunt per il semplice fatto che si tratta di un appalto che determina la quasi totalità dei lavori del terzo e del quarto lotto, quindi stiamo parlando di qualcosa come 1 miliardo di euro a cui si chiede di rinunciare. Non penso che i signori dell'Impregilo siano tanto propensi a dire ok, scusate, lo Schunt non lo facciamo e vi lasciamo la città così com'è. L'altra cosa che penso non possa essere ignorata è che nel 2005 il Comune ci dà la soluzione per il problema del trasporto merci. Ci dice come fare a spostare le merci dalla gomma alla rotaia. Dice sostanzialmente terzo valico o no, che si faccia o meno, bisogna riorganizzare le modalità di trasporto, i flussi di traffico, e per fare questo è necessario che gli enti proprietari delle strade facciano delle ordinanze restrittive per, a carico di chi trasporta, dei trasportatori, e a carico delle aree logistiche da cui escono i camion che vanno poi sulle autostrade. Peccato che gli enti proprietari delle autostrade siano un gruppo Gavio. I camion che girano sulle autostrade di Gavio sono di Gavio e le aree logistiche da cui escono i camion che vanno sulle autostrade sono di Gavio. Questi ragazzi vanno aiutati, poverini. E quindi per questo, come diceva Stefano prima, il governo Berlusconi lo fida senza gara a parte da 7 miliardi di euro. Credo che insomma non sfugga nessuno, c'è un conflitto di interessi abbastanza gigantesco. Io lascio la parola ai nostri relatori e più avanti ovviamente ci sarà immaginato di rispondere anche alle vostre complessità, quindi preparatevi delle domande sia di carattere generale sulle grandi opere